Stiamo coccolando tutti gli equipaggi, ma è giusto così. Fuori dall'abitacolo, l'ultimo equipaggio. Vediamo un po' com'è andata. Vincono la classe N2. Caro amico Nicola Rivellino, con Angela Moffa, se siamo arrivati in fondo vincendo la classe, Angela deve prendere il massimo dei voti. 10. Oh, bravo. Allora, com'è andata? Come al solito, dura, ma bella gara. Lotta dura senza paura. Assolutamente. Quando la strada è diritta riesce a tutti, Sì. Non c'è la curva, si vede il pilota. La gara deve, finisce qua. Inizia qua e finisce qua. È lunga e dura. La più bella prova qual è stata? Sacro. E la navigatrice qual è stata? È bravo, sempre bravo, sì. Cristiano si cambia? No. Cambia. È paesano però. Allora, io chiuderei con un commento della navigatrice, di una miss che... Molisana lei, come passa? Molisana. Ah, la Molisana, pasta Molisana. Ecco, la... non ci avevo fatto caso. Hai visto? Cago di sponsor, quindi. Gli sponsor. Com'è andata? E va bene. Come fa anche lui la gara, si inizia qua, si dice qua che abbiamo un rally, è sempre buono. È un amante di Vieste, nel senso gli piace il paesaggio, confondiamo i discorsi. Sì, la Puglia, la Puglia generale, la Puglia. Costa a costa. Va bene, allora Leon, a questo punto... Ci siamo, a questo punto congediamo i nostri amici che qua l'ultimo equipaggio in ordine cronologico, come direbbero gli inglesi, least but not the last, ecco un momento di gloria anche per loro, foto. E adesso chiamiamo subito i rappresentanti delle associazioni, vogliamo dire ancora qualche grazie, intanto ancora foto per loro, ci tengono perché poi il paesaggio rimane nei loro scatti.
Sì, nei ringraziamenti io aggiungerei così ci ha mangiato un pochino tutte le associazioni di volontariato, l'associazione Motoclub, l'associazione Pegaso, l'associazione delle ambulanze quadrifoglio di Manfredonia, gli allestitori delle prove speciali, insomma ecco tutti questi ringraziamenti per...